siamo qui attraccati vicino a questo paradiso, ma poi andiamo con la barca più piccola a trovare gli spot, i luoghi per surfare. Per la quarta volta in vita mia che surfo. E ok, come avere la motivazione? Questo è un argomento che mi chiedono sempre in tanti, come avere la motivazione. Giacomo, come mai ti alzi la mattina alle 5 e mezzo per allenarti, poi fare la vision, studiare, poi lavoro, tutto il resto? Come mai continui a fare lavori sabato e la domenica? Come trovare la motivazione? Non basta solo seguire podcast, lo facevo continuamente. Non ho motivazione, cosa faccio? Mood va bene, uno che ti carica va bene, ma ci sono tre step per avere la motivazione principali in assoluto. Prima cosa per avere motivazione: pensare in grande. Per quale motivo? Perché è molto semplice il fatto. Se io penso a fare per esempio 5.000 euro, 10.000 euro al mese, 15.000, non vale la candela. Cioè gli sforzi che fai, gestire il cliente difficile, fare vendite, fare quello che serve per creare un prodotto che vale di più, andare a gestire un team, creare un team di vendita, il gioco non vale la candela. Se io ti dicessi, ti svegli entro le 5 e mezza massimo tutti i giorni per un anno di fila, ti do 1.000.000, cosa faresti? Dipende. Se sei a zero probabilmente lo faresti, se sei a 5.000 euro al mese o 10.000 euro al mese probabilmente lo faresti, se sei già a 2 milioni e ancora non ti alzi alle 5 e mezza probabilmente non lo faresti. Ci sono anche molte persone che insegnano a vendere, no? Ah, io insegno vendite da X anni, poi non riescono a svegliarsi la mattina presto, non riescono a fare quello che serve. Vuol dire che magari o non hanno capito come si vende o l'hanno capito ma non lo applicano su se stessi. Lo devi applicare su te stesso, cioè devi mirare così in grande, così in alto, che gli sforzi, i problemi, le perplessità, il tempo, le risorse, gli investimenti che tu devi fare per arrivarci sembrano inutili, sembrano irrisori. Se abbia obiettivi così grandi tra 12 mesi, 3 mesi, 15 mesi, 3 anni, 10 anni, che qualsiasi problema che adesso ti sembra grande sembra così piccolo che lo superi senza problemi. Ah, così. O comunque che se non lo superi in un istante sai che ha un payoff, quindi un risultato attaccato a breve ma soprattutto a lungo termine enorme. La seconda cosa da fare, che è attaccata direttamente a questa, è quella di scrivere tutte le mattine e tutte le sere la vision. La vision. Ma vision non significa solo avrò questa casa, avrò questo, avrò quell'altro. Vision significa quanti soldi avrò fra 6 mesi, fra 1 anno, fra 3 anni, fra 5 anni. Questo è uno. Che ufficio avrò? Per esempio, lo scrivo tutti i giorni. Adesso abbiamo un ufficio da 250 metri quadri davanti al palazzo dell'Arizona, che è fantastico. L'ho scritto per 2 anni di fila, poi ce l'ho avuto. Adesso sto scrivendo che ne ho uno da 1000 metri quadrati più 160 persone dentro l'ufficio. Però vuol dire che il fatturato è molto più grande. Poi la famiglia, fisico, ok? Fisico in forma, lo scrivo tutti i giorni. Questo, onestamente, questo è il fisico che voglio, ma lo scrivo comunque perché voglio mantenerlo. La cosa che conquisti devi poi mantenerla, ok? Devi poi mantenerla. Sono 10 anni che ho lo stesso fisico, tutti i giorni. E che macchina hai? Che casa hai? Scrivi tutto quanto. Questo tutte le sere. Se la sera sei stanco prima di andare a letto, magari scrivi quelle principali 4 righe, ma scrivile comunque. Questo perché? Perché il nostro cervello si dimentica. Si dimentica perché ci svegliamo tutte le mattine. Si dimentica perché stiamo facendo, dobbiamo fare quella cosa lì. Appena hai un problema, se tu lo scrivi la mattina ti ricorda, ah, lo sto facendo per questo, allora vale la pena. Se invece tu non lo scrivi, il tuo cervello, il tuo inconscio, automaticamente non si ricorda, ma chi me lo fa fare di prendere un cliente così? Sai che ti dico? Se tu ragioni così, passami a me il cliente, passami anche i problemi. La terza cosa, abbiamo visto obiettivi grandi, grandi. Se tu adesso stai pensando un obiettivo, moltiplico almeno per 15, 5, 10 o 15, minimo. Se tu vedi quello che faccio, la mia vita, quello, le persone che impattiamo, l'ufficio, i dipendenti, i collaboratori che abbiamo, è 30 volte tanto rispetto a quello che immaginavo quando sono partito. 30 volte tanto. Terzo step importantissimo, terzo step, anche questa qui è una cosa che nessuno ha capito. Quello che dico sempre è che ciò che non ti piace, paura, ti blocca farlo, è perché non lo conosci. Surf un po' mi spaventa. Perché? Perché non lo conosco. Se avessi fatto come gli australiani di qua, che tutti i giorni surfano dalla mattina alla sera, hanno iniziato piano piano, poi hanno capito, hanno preso confidenza, chiaramente si divertono, non è che sono spaventati. Io vado là, provo perché provo, ma sono spaventato, chiaramente, finisco nelle onde, vabbè, poi rivado, mi diverto comunque, ma sono spaventato. Loro invece si buttano con entusiasmo. Questo per dirti che la motivazione viene quando sai fare qualcosa. Io quando vado a fare surf mi blocco, loro si buttano senza problemi, sono motivati. Io sono demotivato, ok? Devo combattere contro me stesso. Quindi quello che devi fare è sicuramente avere un mentore, ma non che ti motiva. Un mentore che ti insegna ciò che devi fare per raggiungere il punto 1, gli obiettivi che ti servono, ok? Gli obiettivi che ti servono, questo è quello che devi fare. Poi, se vuoi un quarto trick, bonus, questo è molto semplice. Quando non hai motivazione, agisci.
non voglio fare quella chiamata, falla senza pensarci. Non ci penso, lo faccio. E qui ci svegliamo per esempio alle 4.45 e andiamo a fare surf. Mi piace da morire perché mi sveglio tutto assonnato, va bene, faccio, scrivo i miei obiettivi, poi partiamo e andiamo subito, movimento, 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 e già praticamente sei in forma, sei attivo, sei mentalmente lucido. Quindi allenati la mattina, muoviti, ma soprattutto quando devi fare qualcosa che ti blocca, falla senza pensarci. Vedrai che i risultati, fai queste quattro cose, vedrai che la motivazione per te non sarà più un problema. Queste quattro cose, non c'è bisogno di ascoltare podcast, ascoltare quelli che ti motivano. Queste cose aiutano sicuramente, ma queste quattro che abbiamo appena visto, fallo e nei prossimi 30 giorni già la tua vita sarà completamente cambiata e avrai già iniziato a ottenere molti più risultati.